Borgonovo. Intanto, insomma, credo che, visto che abbiamo visto la Puglia, purtroppo la Puglia oggi ha ricevuto una brutta notizia dal TAR, anzi ieri, e rischia 77 milioni di euro di fondi europei per l'agricoltura, quindi questa credo che sia una preoccupazione più imminente, più Ovviamente pressante, è una diciamo così, notizia rispetto ai inesatta, è una migranti. notizia inesatta, però poi la correggiamo dopo. Quando E io mi penso che torna ci in sia turno. tanta ideologia. Altri paesi hanno messo a disposizione piattaforme, la Germania lo ha fatto, in Francia è stato fatto, per i lavoratori che sono già cittadini, che siano di origine straniera o di origine autoctona, quello che volete, però persone con la cittadinanza, affinché potessero andare a lavorare in agricoltura. In Italia non è stato fatto. Non è stato fatto perché qui in agricoltura si pensa che debbano lavorare gli schiavi, cioè le No, ma persone che vanno scusami prese dal Francesco, ma io centro sapevo che accoglienza, c'era se sta possibile. piattaforma, sono anche arrivate 30.000 domande per lavorare nei Dove è campi. stata fatta? Sì, dove è stata fatta? Sì, avete visto qualche ministro, un ministro dell'agricoltura che andasse in televisione a sensibilizzare i giovani, per esempio, come è stato fatto in Germania o in Inghilterra? Io non li ho visti, ho visto un ministro dell'agricoltura che si occupava di dire serve una sanatoria che coinvolgerà anche le colf e le badanti, non si capisce per quale motivo cosa c'entri col Covid. Ci è stato detto che la No, perché sanatoria averle serviva a casa se lavorano a nero non è una bella a garantire. cosa, conviene regolarizzarle, Ma scusate, e quindi dobbiamo premiare chi le ha tenute in nero, chi ha fatto lavorare la gente in nero fino adesso? Vedremo il contenuto del decreto. Io penso che si sarebbero potuti fare i voucher, penso che si sarebbero potuti invitare un po' di persone disoccupate con reddito di cittadinanza a lavorare in agricoltura, che è un lavoro importantissimo e molto nobile. Penso che questa sia una scusa per favorire un sistema che non funziona. E alla fine non garantisce nessuna sicurezza in più, perché quelli che escono dalle baraccopoli, non dico in Puglia, ma penso a Borgo Mezzanone, penso a Castel Volturno, escono da lì, non è che se ottengono un permesso di soggiorno poi domattina sono in condizioni di salute migliori o in condizioni sanitarie delle loro Allora, vuole baracche rispondere migliori di prima. Geremicca e poi E torno anche da... concludo, Prego, concludi. su questa cosa. Tra l'altro si valutano anche dei permessi per ricerca lavoro di 6 mesi. Se l'emergenza sono i frutti che marciscono nei campi, non si capisce perché uno debba avere 6 mesi per cercare lavoro chissà dove. Questo è un modo per distruggere i decreti sicurezza, una misura ideologica basata sullo sfruttamento degli immigrati. Allora, Fine. Geremicca...